Avere la sindrome di Down è come stare dentro una scatola. Arrivati sul suolo italiano, Sayed è pronto a scendere non appena il camionista, inconsapevole del suo ospite, farà una piccola sosta dopo il porto. Testarda e distratta, Ruby Nell Bridges è curiosa come una gatta, pronta a ficcarsi ogni volta nei guai. Arriva il giorno della conferenza stampa dei ragazzini. Tutti fremono. Felix ha scritto il suo discorso la sera prima con grandissima attenzione. Tutto intorno è nero. Sul cielo limpido Venere vibra piano. Puoi urlare quanto vuoi, lei non si muoverà. Da una parte sa che la cecità lo rende un disabile, un incapace dinanzi agli altri. Dall'altra si accorge che il suo corpo si sta trasformando e che sta imparando a osservare senza vedere. Bojan si prepara, indossa la muta, sale su un piccolo gommone assieme ad altri compagni di viaggio. Arrivano sul tetto. Grigio il cielo e grigio il panorama. Nessuno può vederla, ma la lupa è lì, accanto ad Aurora, e annusa l'aria. Hilary compie 11 anni e sul suo letto c'è il pupazzo che le ha regalato la sua amica Alice. Guarda l'orizzonte di Hong Kong e non le sembra più così chiuso. Deve insegnare tutto quello che sa una nuova ragazzina di 13 anni appena arrivata. Lei ha 16 anni, ne ha viste ormai di tutti i colori, e guarda fredda quello scricciolo che trema in un angolo.